la rassegna stampa. Sì, 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 sì. Cioè, abbiamo proprio carta stampata. Me esatto. Viola e lui è proprio carta stampata, quella tradizionale. Eh sì, noi certo. Vogliamo partire col Corriere? Perché partiamo subito col Corriere. In prima pagina, insomma, ci parla di giustizia. Higuaín vuole lo sconto. Sconto avvenuto. Avvenuto, anche se poi, insomma, il Corriere. Insomma, dice che l'argentino appunto voleva ottenere la riduzione di due turni, purtroppo non sarà così, però io credo insomma che la gara col Bologna di martedì sia una partita che anche senza Higuaín il Napoli può portare a casa, e soprattutto col grande ex Gabbiadini, col grande ex Gabbiadini, che già domani sera insomma però dovrà dimostrare di tenere passo alla prima giornata di sostituzione, assolutamente, anche perché insomma domani Gabbiadini comunque affronterà la squadra che vorrebbe acquistarlo, perché l'Inter notizia degli ultimissimi minuti sembra che voglia puntare tutto su Gabbiadini, e domani sarà osservato speciale. L'Inter, pur di comprare Gabbiadini, ma l'Inter non c'ha un attaccante così, no, l'Inter è disposto a cedere Ljajic, Eder e Palacio pur di arrivare a Gabbiadini, e anche la Madonnina, tutti al Napoli vengono questi. No, tutti magari. Però comunque mi accontenti solo di Ljajic, hai appena comprato Eder, già se lo sbolognano. Bravi. Gabbiadini però è un pallino di Mancini, quindi insomma lo ricordiamo. Anche me, sì sì, anche me l'ha detto pure in conferenza stampa. È vero. Però insomma mercato a mercato ce ne vuole, ora godiamo delle pilloline, così. Cioè. No, il Corriere dello Sport che insomma ci apre con questa notizia di Higuaín, che poi abbiamo visto ha ottenuto una giornata di riduzione della squalifica, però ci parla anche di Insigne va all'attacco, un gol anche a Milano. Sicuramente il grande protagonista, lui che a San Siro ha già fatto due gol, lo ricordiamo, contro il Milan nel girone d'andata nel 4-0, tra l'altro due gol molto belli. Uno su punizione, tra l'altro c'era Conte in tribuna, quella è stata veramente una partita incredibile, forse una delle partite più belle di quest'anno del Napoli. Sicuramente. E quindi Insigne torna a San Siro per provare così a castigare anche l'Inter dopo aver segnato al Milan. Però attenzione, perché il Corriere dello Sport ci parla anche della moviola in campo, cioè l'Italia è stata scelta come paese per sperimentare la moviola in campo, quindi a settembre ci sarà questa sperimentazione. E c'è anche una battuta, panico fra le... no, fra alcuni tifosi. Sì, sì, ecco, bravissimo. Esatto, sì, assolutamente. Si scherza, sia chiaro. Assolutamente, dal 2017-2018 sarà operativa e servirà per valutare rigori, espulsioni e fuorigioco. Ecco. Questo appunto... Insomma, siamo adesso partiamo con l'avanguardia, con la tecnologia, sì, per darci una mossa, insomma. Meglio tardi che mai. Ecco. Era inutile neanche iscriversi al campionato. No, queste sono anche le prime manovre, no, di Gianni Infantino, che è il nuovo presidente, diciamo, sì, della FIFA, che ha preso il posto appunto di Blatter. È l'uomo, come si dice, nuovo capoccia. L'uomo nuovo, così. E niente, il Corriere dello Sport comunque ci parla anche però dei ritorni, quindi ci dice di Insigne che va all'assalto del tabù Inter, perché poi non ci dimentichiamo che Lorenzo non ha mai segnato contro i nerazzurri. Il Corriere ci sottolinea quello che dicevamo prima, però è stato protagonista a San Siro contro il Milan. Ricordiamoci dei ritorni, e cioè Koulibaly e Sarri, che tornano dopo la giornata di squalifica, loro sì, una sola giornata di squalifica scontata contro il Verona, e servirà il miglior Koulibaly contro questa Inter. Il difensore tornerà appunto in campo dal primo minuto, così come il tecnico, che tornerà in panchina. Ulteriori notizie da parte del Corriere dello Sport, che poi ci parla anche dell'Inter, perché ovviamente l'Inter sarà la squadra che affronterà il Napoli domani sera. L'Inter che punta tutto su Icardi, che oggi se ne è uscito con una spider nero azzurra, si è fatto un bel regalo e si è comprato cosa una da spider. Cosa da poco. Dai, che ce l'hai pure tu la spider. E da fare invidia a Balotelli, che sì. Abbiamo citato due massime prove, due giocatori con due tanti neroni, del pallone. Visto di auto in seconda fila, poi vanno a fare la spesa in terza fila. Però speriamo che Icardi domani si la possa frenare, non accelerare. Bravo, bella questa, mi è bravo piaciuta. Ciro. Assolutamente, noi ce la curiamo. E insomma, questi sono i temi più caldi da parte del Corriere dello Sport. Ecco. Che però restate sintonizzati, perché il Corriere Sport ci tornerà molto utile tra poco. Decisamente, sì. Non diciamo altro. Lo diciamo prima del pezzo musicale. Invece io ho un giornale che ha titolato in alto La Gazzetta dello Sport. Questo mi sembra importante. Questo giornale in cui si evince al centro pagina la vendita di Inter Milan ai cinesi. E si chiede alla Gazzetta dello Sport: sarà questa l'ora del dragone? Perché pare che sia praticamente. Infatti c'è un'immagine del dragone che si mangia tutto San Siro, e questo è da vedere. Poi sempre per quanto riguarda, come diceva Ciro, anche la Gazzetta risalta il fatto che l'Italia accelera in fatto di, diciamo, Moviola. Di Moviola, e praticamente c'è una innovazione.
Io la dico in poche parole per certo. far capire anche al popolo, diciamo, giovanile, come funzionerà. Funzionerà che si mette una bella scrivania a bordo campo con due mega computer, con tanti pixel tipo cinema. Quando c'è qualcosa che non va, l'arbitro emette un suono. Che cos'è, una macchina? E praticamente i cosiddetti arbitri di sedia danno attraverso la moviola la certezza o l'incertezza del fatto. Al richiamo di questi arbitri, l'arbitro centrale si avvicina a loro, non per sputarli in faccia, ma per condividere il giudizio finale. È tutta una cosa da vedere. Certamente. Sempre per quanto riguarda invece la Gazzetta, ci dice che praticamente ci ricorda che comunque sia le milanesi sono in mano sempre ai cinesi, mentre addirittura sul Bari si è avventato dirigente malese che è stato convinto da un mediatore italiano a comprarsi una fetta del 50% del Bari Calcio. E questo malese di nome Mr. Dato ha promesso Bari Champions in 5 anni e vuole fare gran man bassa, creare una struttura Barinello, diciamo. Barinello, creare giovani baresi e ragazzi farli crescere fin quando non diventano adulti vaccinati. Ecco. È la cosa. Poi c'è la Gazzetta che dice Cardi e Gabbiadini a voi, cioè dà risalto al fatto che i due si giocano una fetta della loro, diciamo, visibilità. Proprio nel momento in cui Gabbiadini pare che con queste partite si metta in vetrina perché ha voglia di giocare, quindi bisogna un attimino vedere Daniel Napoli cosa intende fare. Lo scopriremo solo vivendo. Poi per quanto riguarda il Milan c'è l'ok di Mr. Prandelli. Brocchi è un vero brocco, dice. No, scherzo. No. Brocchi è un predestinato, nel senso che da man bassa è una scommessa, una garanzia. E in poco tempo vedrete bene. Crescere le barbabie. Ne parlano tutti bene di Brocchi, eh? Ne parlano tutti bene, ma soprattutto in tanti lo sfottano. Però è un signore allenatore, al punto tale che si è fatto prestare da Sarri il drone che è comparso nell'allenamento. Ed è subito caduto, però. No, immaginiamo. Però va a mille, quindi questo nuovo allenatore ne vede di gran bassa. No, poi apriamo una piccola parentesi. Che Brocchi sarà anche un predestinato. Ma la squadra è quella, eh. Anche quella è predestinata. Cioè, la squadra si può cambiare da Inzaghi, Brocchi. No, cioè. Ma Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, cioè cambia la sostanza, non cambia. Cioè, il Milan ha dei problemi di natura diversa, probabilmente. E lo capiremo poi anche in queste sei partite. Poi se Brocchi fa 6 vittorie consecutive, vince pure la Coppa Italia. Cioè, allora parleremo di un mago. Ma quando c'hai De Sciglio e Antonelli sulle fasce, o Abate, ragazzi. Diciamo pezzottata la squadra, come si suol dire. Però io devo dire anche la verità: che Berlusconi vuole anche vedere il rapporto che ha con i giocatori. Cosa che riproverava Mihajlovic. Quindi non stare a guardare i risultati, piuttosto l'atteggiamento tattico e il suo grado di approccio ai suoi giocatori. Sicuramente. Ultima notizia della Gazzetta: c'è la Fiorentina per la quale c'era un'indecisione, ma Andrea Della Valle conferma che Sousa sarà sempre più allenatore viola. Quindi scaccia le voci che volevano Sousa allo Zenit. E quindi proprio Della Valle dice se deve prendere freddo è meglio che lo prende a Firenze. Ma anche se poi ricordiamo nella carriera di Paolo Sousa, cioè, mi sembra solo in un'occasione lui è rimasto tipo 2 anni, altrimenti una sola stagione via nella sua carriera da allenatore. Ah, ecco, anche quando stava in Svizzera. Sì, se non erro solo in un'occasione, non ricordo se col Basilea o con un'altra squadra, è rimasto per 2 stagioni, però per il resto sempre una stagione via, una stagione via, una stagione via. E chiaramente a Firenze ci si preoccupava di questo, anche perché Sousa ha mostrato. Io ho una domanda per entrambi. A proposito di questa chiacchierata, cena con i dirigenti dello Zenit, vero Ciro? Mi confermi? Ma mettetevi un attimo nei panni di un tifoso della Fiorentina, ma come la prendereste?
Sei beh, nostro diciamo, allenatore. Io se non erro, correggimi Ciro, lui comunque Sosa c'ha il contratto per un anno o pluriennale. No, se non erro ha un contratto, mi sembra pluriennale con la Fiorentina. Allora in generale, secondo voi eticamente è corretto? Non è corretto se tu c'hai un pluriennale, nel senso che lui non sei certo. Lui ha dichiarato: non devo chiedere autorizzazione a nessuno per andare a mangiare fuori con qualcun altro. Però chiaramente qua non si tratta di andarsi a mangiare una pizza. Non è una cena fra di noi tre, ecco per intenderci. No, no, non si tratta di andare a mangiare una pizza con un amico, ma si tratta di andare a parlare. Vabbè, forse se nello Zenit c'erano, diciamo, delle persone di cui lui ha coltivato sincera amicizia, sì, può essere giustificato. Beh, tutto, certo. Ma se, diciamo, aveva voglia di sentire, può darsi anche vero che non aveva certezza per quanto riguarda un calciomercato che forse viene a riparazione di gennaio, non ha visto no, la Fiorentina. No, no, un mercato confusionario. Come i tifosi Viola auspicavano, questo, insomma. No, ricordiamo che a tratti la Fiorentina quest'anno sembrava una delle squadre più belle d'Italia, anche più bella del Napoli, perché giocava delle partite, delle pause, certo. Sì, ha avuto un giro di ritorno molto complicato, ma anche perché segna poco, Kalinic si è bloccato e quindi insomma il gioco ne ha un po' risentito. Credo che comunque insomma Paolo Sosa abbia... Beh, comunque la barca ha giocato fatto vedere un campionato dignitoso, no, nonostante che all'ultimo momento Montella è stato, diciamo, disarcionato dal comando. E Montella, che poi l'aveva preso molto bene l'esonero, proprio alla vigilia di Fiorentina-Samp, ha detto sono stato licenziato via email. Esatto. Il Jobs Act che funziona, va bene. Ricordiamo che è stato esonerato ad... fine campionato. Fine campionato scorso, e quindi insomma... Beh, non l'ha presa bene, ma in tanti non la prenderebbero bene. Ma a proposito di esoneri, non ci dimentichiamo che nel frattempo in settimana c'è stato l'ennesimo esonero del Palermo, giusto per... Qual è la novità? Apriamo una parentesi. So che noi ci aggiorniamo. No, stato, se l'apriamo non la finiamo più perché gli allenatori sono troppi. No. Diciamo che Zamparini, per farsi, diciamo, carico di non essere un mangiallenatore, aveva incaricato come consulente tecnico Di Marzio, in modo che dice: non mi prendo più decisioni, fai tu che lo conosci dai tempi del Venezia. Gli ha dato ordine di licenziare. Perfetto, le ultime parole famose. È stato, diciamo, il... insomma, lascia un poco, dispiace per gli amici palermitani, però devo dire la verità, ci sono delle buone pedine nel Palermo, però quest'anno la squadra mi sembra stravolta, molto imballata e piena di incertezze, quindi come nel caso del Milan, anche qua cambia allenatore, però il risultato purtroppo è sempre lo stesso. Esattamente, però 4 Berlusconi ne sono erate 4-5 nel corso degli anni, invece il buon Zamparini ne sono erate 4 però nel giro di 8 mesi. Forse ecco, andrebbe fatta una regola della FIGC per cui puoi esonerare massimo 3 allenatori. Ma anche 3 allenatori sono già tanti. Cioè, bisognerebbe dare un freno perché non puoi fare insomma quello che vuoi, d'altronde. Ma la domanda che sicuramente... Zamparini si era comprato una Spider pure lui, sì, vabbè, certo. Oppure fai un referendum, vedi il 17 votate contro Zamparini, un referendum, vedi quale allenatore voglia. Esatto, vabbè, sì.